Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi, prima di tutto mi associo ai doverosi ringraziamenti alla senatrice Faggi e al senatore Santillo perché hanno veramente lavorato instancabilmente in queste settimane per chiudere il provvedimento, sono stati veramente ottimi. Dopodiché, dopo una piccola pausa elettorale, a questo punto continua l'azione di quest'Aula, che è ormai chiaro, incontra il favore dei cittadini, dato il risultato di domenica scorsa. Infatti è stato un risultato, direi, ottimo per la maggioranza, con un successo che è ancora sopra il 50% dopo un anno di governo. In questa cornice andiamo quindi ad approvare la conversione in legge del decreto legge del cosiddetto sblocca cantieri, ovvero un pacchetto di misure che puntano a far ripartire il lavoro nel settore dell'edilizia e degli appalti pubblici. Le commissioni ottava e tredicesima appunto si sono riunite a lungo nelle ultime settimane per migliorare il testo di partenza. E credo che sia stato fatto veramente un ottimo lavoro, un lavoro di livello, figlio anche delle numerose audizioni che negli ultimi mesi sono state fatte in entrambe le commissioni e che ci hanno permesso di raccogliere tutti i punti di vista di ogni attore in campo. Abbiamo audito dalle associazioni di categoria ai sindacati, dai rappresentanti degli enti locali alle partecipate statali che maggiormente sono coinvolte negli appalti pubblici. E da una parte quindi ringrazio le opposizioni per aver apportato un contributo positivo in commissione e aver evitato di fare dell'ostruzionismo e dall'altra mi congratulo quindi con la maggioranza per il testo che ne è uscito e che credo in queste ore, come abbiamo sentito, sarà poi completato dagli ultimi emendamenti del Governo. Credo che la direzione di questo provvedimento sia senza dubbio la direzione corretta in cui dobbiamo andare. Abbiamo infatti tracciato una rotta che è stata definita dalle incessanti richieste di aiuto che ci sono arrivate dalle innumerevoli associazioni del settore, messe in ginocchio da una massa immane di norme, leggi e procedure che hanno esaltato il concetto di burocrazia fino ai limiti che solamente noi italiani riusciamo a raggiungere. Abbiamo quindi agito sostanzialmente su tre fronti, sul codice degli appalti e le cantierizzazioni, sulla rigenerazione urbana e sul post terremoti. Sul codice appalti e le cantierizzazioni abbiamo operato quindi sulla normativa vigente, mantenendo ferme le regole necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza contro chi è disonesto, ma modificando alcune norme che erano divenute vere e proprie catene per tutta quella maggioranza di onesti appaltatori e imprenditori che chiedono semplicemente di poter lavorare. In Italia ci sono infatti circa 600 importanti cantieri fermi che valgono da soli circa 36 miliardi di euro. 36 miliardi di euro che sono pari a circa il 2% del PIL nazionale. E che diventano, tra l'altro, se consideriamo l'indotto che si potrebbe generare sbloccando questi cantieri, 125 miliardi di euro. 125 miliardi di euro sono il 7% del PIL. Perché, vedete, per qualcuno la responsabilità coincide col parlare solo ed esclusivamente di debito pubblico. Per noi invece è irresponsabile non legiferare per la crescita e l'aumento del PIL. Questi sono dati che non inventano Campari o la Lega, sono un grido di dolore lanciato a marzo dalla Filca CISL. Dall'inizio della crisi, infatti, certificano che abbiamo perso 600.000 posti di lavoro e hanno chiuso 120.000 imprese nel solo settore delle costruzioni. Imprese e posti di lavoro che tradotto significano donne e uomini che perdono la propria indipendenza e il proprio futuro. E questo, cari colleghi, non è solamente un allarme, è una vera e propria tragedia.
Siamo dunque intervenuti dando la possibilità alle amministrazioni di appaltare i lavori in modo più snello, oltre a creare le condizioni affinché le principali opere ferme da tempo potessero essere sbloccate grazie alla nuova figura dei commissari ad acta. E mi si permetta un piccolo inciso, perché vale anche la pena di dire che e sottolineare che un emendamento a prima firma Lega della senatrice Saponara e sottoscritto da tutte le forze politiche ha finalmente stanziato il fondo necessario per installare telecamere negli asili e nelle case di riposo. Sulla rigenerazione urbana abbiamo introdotto alcune innovazioni importanti che puntano a recuperare il patrimonio edilizio esistente deteriorato, andando ad evitare un ulteriore inutile consumo di suolo. Abbiamo puntato sulla riqualificazione e di miglioramento delle strutture esistenti in termini di sicurezza, qualità abitativa e innovazione tecnologica. Sul post terremoti, avvenuti in diverse zone d'Italia negli ultimi 15 anni, abbiamo messo mano alle lacune presenti nella legge vigente e da una parte abbiamo fornito ai comuni quegli strumenti normativi che erano indispensabili per velocizzare le costruzioni e dall'altro abbiamo dato ai privati cittadini la possibilità di accesso ad una serie di sgravi fiscali per essere sollevati dall'obbligo di pagamento di tasse su beni che ormai erano inesistenti o inutilizzabili. Ci sembra normale. Siamo quindi rimasti fedeli alla nostra idea che chi lavora in questo settore non può e non deve essere considerato un furbetto a prescindere. Piuttosto deve essere aiutato a svolgere bene il proprio lavoro, perché noi, di base, crediamo che gli amministratori lavorino per il bene della propria comunità e siamo certi che i bravi imprenditori generino occupazione, rischiando spesso del loro ed ottenendo sovente ben poche soddisfazioni. Sto dicendo, cioè, che là, a casa, dietro la parola imprenditori, ci sono delle persone che meritano una risposta dalla politica che è mancata per troppo tempo. Se poi qualcuno sbaglierà, questo dovrà pagare pesantemente il conto alla giustizia, e mi sembra una cosa più che ovvia. Concludendo, Presidente, riteniamo che questo provvedimento segni una discontinuità importante col passato e siamo fieri, come Lega, di poter dire che abbiamo raccolto le richieste di un importantissimo settore in crisi per un possibile rilancio, trasformandole finalmente in una buona legge. Grazie. Grazie, senatore Campari.